A volte io vorrei arrivare in cima ai tuoi segnali, per intuire tutti i sensi unici. Riprende l'attività concertistica dell'Associazione Culturale Musicarte con il concerto del quartetto di Patrizia Cirulli, che presenta l'album Fantasia, uscito ad ottobre 2022 per Squilibri, interamente dedicato ad Edoardo De Filippo. La Cirulli ha avuto per la prima volta il via libera dalla famiglia De Filippo per poter utilizzare le poesie del grande autore napoletano e trasformarle in forma canzone. E in questa tournée, oltre a cantare, suona la chitarra ed è accompagnata da Renato Caruso alla chitarra, Mattia Boschi al violoncello e Gaetano Cappitta alle percussioni. Il concerto di Patrizia Cirulli, che è il primo della 31esima stagione concertistica jazz di Musicarte, si svolgerà al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta venerdì 13 gennaio alle ore 21. Patrizia Cirulli è una cantautrice, compositrice e autrice di Milano, dalla voce insolita e straordinaria, come l'ha definita un giorno Lucio Dalla, e si muove artisticamente fra musica leggera e musica d'autore. Per 3 volte finalista al premio Tengo e per 3 volte vincitrice del premio Lunezia, ha collaborato con vari artisti, fra cui Sergio Cammariere, Mario Venuti, Fausto Mesolella, Vince Tempera, Pacifico e Sergio Muniz. E rimango qui da sola. Dipingo la memoria alle pareti. Lo so che quasi sempre io dimenticavo il senso. Non respiravo venti più leggeri. È scivolato tutto e niente ti appartiene.